Sembra purtroppo che non ci siano più speranze per salvare la bambina di 11 anni precipitata dal balcone di casa all'incidente venerdì sera nella frazione di Santo Stefano nel Cosentino. La piccola, dopo un volo di circa 9 metri, era stata trasferita nell'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era arrivata in condizioni disperate. Nella giornata di ieri, in seguito ad un attacco, i sanitari del nosocomio pediatrico ne hanno dichiarato la morte cerebrale. La bambina, secondo quanto si è preso e tenuta in vita dalle apparecchiature cui è collegata. Sulla dinamica di quanto è accaduto venerdì scorso sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Cosenza. Al momento dei fatti i genitori erano in casa insieme alla sorella maggiore 14enne ed hanno immediatamente allertato il 118 che ha portato la bimba in ospedale. La famiglia si era trasferita nella frazione di Santo Stefano solo da qualche mese.